in collaborazione con... Preparate le valigie, si va ad Ostia, il Brescia targato Miro Kecin, firmato Coppa, è perfetto e con una prestazione da grande squadra batte a domicilio la corazzata Tavagnacco. Le formazioni che scendono in campo sono quelle annunciate alla vigilia. Rossi schiera Riboldi al posto di Bonetti e Kecin tiene in panchina Rosucci. Dopo soli 5 minuti, prima tegola per il Brescia, che deve sostituire Mori, vittima di un infortunio al ginocchio, dopo uno scontro con Brumana lanciata a rete. Le leonesse però dimostrano di essere concentrate al punto giusto e nei primi minuti comandano il gioco grazie ad un ottimo giro palla. E al 17esimo è già 1-0. Sale in cattedra la regina di Coppa Daniela Sabatino, che riceve palla da Cernoia e con un cucchiaio da fuori area punisce la numero 1 di casa. Il Brescia non è domo e dopo il gol sfiora ancora la rete con Boni e Sabatino, ma a tu per tu con Marchitelli sbagliano entrambe. Il Tavagnacco si fa vedere timidamente al 35esimo con Camporese, ma la difesa del Brescia di ferro tiene benissimo. Al 41esimo altra occasione per il Brescia su punizione, ma Marchitelli devia in angolo. Nella ripresa la musica non cambia e le leonesse continuano a dare spettacolo. E al 14esimo arriva il meritato raddoppio. L'azione è da manuale del calcio, serie di passaggi, verticalizzazione al momento giusto e destro chirurgico di Sabatino confezionano una rete da cineteca. Per alta tensione, settima rete in Coppa Italia e 29esima rete stagionale. Dopo il raddoppio il Brescia potrebbe anche triplicare, ma Marchitelli si salva in due occasioni, prima su Boni e poi su Sabatino. Al 23esimo entra Rosucci per Gozzi. Dopo 75 minuti di grandissimo calcio, le leonesse iniziano ad arretrare, il Tavagnacco inizia a farsi pericoloso. Al 35esimo è Bonetti ad incunearsi nella difesa avversaria, ma il palo salva la porta difesa da corner. Al 43esimo Di Filippo tenta la serpentina e viene messa giù da Pedretti. Il fallo è dubbio, ma Bruno concede il penalty. A due minuti dalla fine Parisi accorcia. Il finale è da cardiopalma, ma Zizioli e Schiavi alzano il muro e dopo tre minuti di recupero la gioia della torsida biancazzurra può esplodere. Per il Brescia una vittoria storica contro un avversario di grandissima caratura. Il 2 giugno sarà finalissima dunque, ad Ostia contro il Napoli, che ha battuto ai calci di rigore le campionesse d'Italia della Torres. Si giocherà alle 15.30 e il match sarà trasmesso in diretta su Rai Sport. Una finale da vere leonesse.